essere persone trasparenti. Gesù, parlandoci di una luce che si fa largo nelle tenebre, ci invita ad essere persone libere, persone sincere, che rispettano la verità e non ne hanno paura. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù diceva alla folla: «Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? La lampada è Cristo, la stanza è la nostra vita». Gesù ci mette in guardia dal mettere la sua luce in un angolo, se nascosta, smette di illuminare noi e chi ci è vicino. C'è qui la seduzione delle tenebre, di chi scende a compromesso con se stesso, di chi mette in ombra ciò che non vorrebbe che sia visto. Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Questa luce va prima di tutto accolta per se stessi. Occorre dirsi la verità senza paura. Cristo è luce e non c'è nulla da temere. Se siamo spinti a stare nell'ombra, a travisare la verità, finiamo con ingannare noi stessi e gli altri. Non avere mai paura della verità. Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi, vi sarà dato di più. Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Se dovessimo fare una sintesi, direi: siate trasparenti. Una ricerca della verità che non è arroganza, ma ricerca di un bene più grande. In Dio non c'è spazio per le tenebre.